Per i NAS, Nucleo Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, ritira il premio il dottor Claudio Vincelli. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Ai NAS il Codacons assegna appunto il premio Amico del Consumatore 2016. Come accogliete questo riconoscimento? Beh, è una soddisfazione per tutti i militari di ogni ordine e grado che svolgono un'attività importante per la collettività in tutti i giorni, con impegno, convinzione, perché in realtà l'attività che viene svolta in questo ambito di specialità dell'Arma dei Carabinieri è rivolta a tutti e tutti sono coloro i quali ci circondano, iniziando dai nostri familiari, i nostri figli, i nostri genitori, e quindi il discorso va necessariamente esteso a tutti i cittadini e non solo ai cittadini italiani naturalmente, perché è proprio recente l'esito di una campagna svolta quest'estate a tutela di coloro i quali dopo un anno di lavoro tentavano di raggiungere i luoghi di vacanza e quindi poter vivere dei momenti tranquilli e sereni. Bene, anche per costoro vi è stata l'opera silenziosa, attenta dei NAS su tutto il territorio nazionale, per cui in molte circostanze si sono realizzati interventi preventivi che hanno sortito un effetto sereno, tranquillo, perché non vi sono state situazioni di rilevanza o amministrativa penale. In altri casi si è dovuto procedere a sequestri, a denunce penali, anzi c'è da dire che rispetto allo scorso anno, a fronte di un calo delle violazioni di natura amministrativa, vi è stato proprio nel corso di questa campagna estiva 2016 un incremento delle denunce per violazioni di natura penale. Quindi sostanzialmente che cosa si è realizzato? Un maggiore e più qualificato intervento da parte dei vari reparti operanti per intervenire a tutela del consumatore e non solo dei consumatori. Può raccontarci un'operazione significativa che le è rimasta particolarmente a cuore? Le operazioni che abbiamo sintetizzato in un documento che magari potremo anche dare a loro sono tantissime. Chiaramente si va dal concentrato di pomodoro sequestrato in notevoli quantità pronte per essere, questo quantitativo pronto per essere smerciato, agli oli che non erano oli extravergini di oliva bensì erano delle miscele, oppure anche condizioni infrastrutturali non idonee e per strutture pubbliche, ma neanche per strutture private se vogliamo. Quindi i nostri militari hanno realizzato interventi che abbracciano una serie diversificata di attività commerciali per le quali indubbiamente nasce una riflessione. Come si può sviluppare un'attività commerciale che non tenga conto della dignità del cittadino, dell'avventore e soprattutto della salute? Ecco quindi l'importanza di svolgere un'attività convinta come quella che hanno svolto i NAS insieme a tutti i carabinieri dell'arma territoriale, perché i NAS sono una specialità dell'arma dei carabinieri e il loro operato è in costante sinergia con le stazioni carabinieri disseminate sul territorio, proprio a garantire la vicinanza al cittadino, quella prossimità che tutti richiedono e che l'arma dei carabinieri sviluppa giornalmente.